Bentrovati all'appuntamento pomeridiano con l'informazione su Udinese TV. In apertura i numeri del contagio da Covid nelle ultime 24 ore e anche nelle ultime settimane, numeri che purtroppo sono ancora in peggioramento. Andiamo a vedere il bollettino quotidiano. Oggi in Friuli Venezia Giulia, come vedete, sono stati trovati 1.058 tamponi positivi, quindi abbiamo superato quota 1.000, 72 in più rispetto a ieri. 724 con tamponi molecolari, mentre 334 con i tamponi rapidi. I decessi registrati sono 19. I ricoveri nelle terapie intensive sono 77, quindi sono risaliti, mentre quelli negli altri reparti continuano a salire, siamo a quota 545. Salgono anche le persone in isolamento, che in questo momento in Friuli Venezia Giulia sono 14.904. Torneremo su questi numeri nelle prossime edizioni. Andiamo invece a vedere ora i numeri che riguardano l'RT e la pressione sugli ospedali. Sale ancora l'indice RT del Friuli Venezia Giulia. Dall'1,39 della scorsa settimana siamo passati all'1,42 circa, attorno all'1,5, ha confermato poco fa il governatore Fedriga. Aumenta anche nettamente l'indice di occupazione delle terapie intensive, che è balzato dal 34 al 44%, ancora sopra la percentuale di allerta nazionale del 30%. Cresce anche dal 37 al 42% l'occupazione degli altri reparti, con la soglia che ricordiamo è fissata al 40%. Sotto l'aspetto dei colori, nulla cambierà per la nostra regione, che ricordiamo rimarrà in zona rossa sicuramente fino al 28 marzo. Ma anche alla luce di questi ulteriori peggioramenti ci si potrà scordare un breve passaggio in arancio prima di Pasqua e Pasquetta. Ed è un'altra giornata di pressione sugli ospedali del Friuli Venezia Giulia a causa dell'impennata di casi di cui abbiamo parlato. Al Santa Maria della Misericordia di Udine anche oggi gli accessi al pronto soccorso sono numerosi, lo ha confermato Mario Calci, direttore del pronto soccorso e medicina d'urgenza dell'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale. Il flusso di pazienti Covid, ha spiegato, è molto elevato, complicato anche dalla difficoltà di collocazione. Persiste in contemporanea un flusso elevato anche al pronto soccorso non Covid. Alle 14:40 di oggi, secondo quanto riporta il servizio online della sanità regionale, il numero dei pazienti in trattamento al pronto soccorso era pari a 82, dei quali 7 in codice rosso, andamento e numeri che ricalcano sostanzialmente quelli della giornata di ieri. Pressione sugli ospedali e torniamo a parlare di personale sanitario, in particolare degli infermieri sottoposti a orari massacranti, ma anche a enormi rischi. Si lamentano gli infermieri e denunciano come l'emergenza Covid abbia acuito problemi del sistema sanitario mai risolti negli anni. Ne abbiamo parlato a Tolmezzo con Walter Geier della segreteria provinciale del NURSIND. Sentiamo. Con noi c'è Walter Geier della segreteria provinciale NURSIND. Un momento difficile per la vostra categoria di superlavoro e di poca soddisfazione. Queste difficoltà vanno avanti anche da prima del Covid. Il Covid le ha accentuate perché la carenza di personale è cronica e da anni che denunciamo a varie istituzioni c'è bisogno di personale, però come vediamo ad oggi siamo in netta crisi, associato anche alle malattie ovviamente correlate al Covid. Oltre a questo c'è un problema di demotivazione, in quanto anche a livello economico è veramente una miseria lo stipendio di infermiere rispetto anche ad altre figure. E anche legato al problema del Covid, ci sono tanti colleghi che si lamentano perché comunque chi ha stato in contatto con persone positive al Covid, a parte quelli della terapia intensiva o comunque di certi reparti dove era riconosciuto perché erano 24 su 24, l'indennità è una miseria. Sono stati dati 5,16 € al giorno. E lo dimostra il fatto che tanti colleghi si stanno licenziando, tantissimi si lamentano perché poi uno con tutti i sacrifici che fa, con tutti i rischi che fa, prende meno di un neoassunto in fabbrica. Le realtà sono queste.
I sindacati hanno lamentato da più parti, da mesi ormai, la mancanza di programmazione, il fatto che l'emergenza legata al Covid non è stata gestita con la dovuta programmazione. Siete d'accordo anche voi? Sicuramente sì, ci sono tutta una serie di fattori che hanno accentuato anche questo problema qua, perché anche il fatto della nuova azienda sanitaria, ci siamo ritrovati nel bel mezzo col Covid e quindi che questo ha rallentato anche l'unificazione stessa delle tre aziende. E noi a Tolmezzo risolviamo moltissimi problemi, ma singolarmente per conoscenze, perché ti chiamano e trovi delle soluzioni, però non è strutturato e purtroppo chi non conosce si ritrova a dover aspettare anche giorni, certificati, esiti a poter parlare con qualcuno. A Tolmezzo stamattina al Palatennis è stato inaugurato un nuovo centro vaccinale, prosegue quindi la campagna di vaccinazione per gli over 80 nell'attesa del verdetto su AstraZeneca. La conferenza stampa dell'EMA che si pronuncerà su AstraZeneca è prevista per le 17. Torniamo a Tolmezzo, presenti all'apertura il vicepresidente della Regione Riccardi, il direttore dell'azienda sanitaria Friuli Centrale Braganti. Sentiamo. Con l'apertura del centro vaccinale a Tolmezzo si aggiunge un altro tassello, la campagna vaccinale prosegue. Il modello che abbiamo applicato a Cividale si sta perfezionando di giorno in giorno e stiamo dando, mi pare, le risposte che la comunità si attende, ordinato, il servizio sanitario è organizzato puntualmente, volontari della protezione civile che ci danno una mano, insomma mi pare che stiamo procedendo, proseguiamo e speriamo di avere i vaccini, e questo è il grande problema, dove vedo un dibattito molto stucchevole su quello che dirà EMA, senza pensare che cosa invece hanno in mente le persone davanti a tutto questo dibattito nel momento in cui dovessero decidere di farlo o meno questo vaccino. Ho sentito dire che siamo in ritardo con i vaccini, siamo la terza regione in Italia. Non si capisce che viviamo un'emergenza. Stiamo proseguendo anche nei distretti, mediamente sulle 1000 vaccinazioni la settimana nell'ambito dei distretti, più abbiamo queste giornate, come diciamo, verticali, come abbiamo fatto a Cividale, qui a Tolmezzo, poi abbiamo previsto ulteriormente alla Tisana e Codroico per cercare di accelerare le vaccinazioni. Il vincolo, il problema, al di là del personale per poter organizzare le sedute vaccinali, sta principalmente nei vaccini. Ora speriamo effettivamente che ci sia ulteriori arrivi di Pfizer, in particolar modo stante la sospensione che c'è stata con AstraZeneca. Si è celebrata oggi la prima giornata nazionale delle vittime del Covid. Il Premier Mario Draghi ha detto: non possiamo abbracciarci, ma questo è il giorno in cui dobbiamo sentirci tutti più uniti. Lo ha detto a Bergamo, dove ha posato una corona d'alloro sulla stele dedicata alle vittime del Covid al Cimitero Monumentale. Ricordiamo tutte le vittime della pandemia e ci stringiamo alle loro famiglie. Il governo, lo sapete bene, è impegnato a fare il maggior numero di vaccinazioni nel più breve tempo possibile. Questa è la nostra priorità. La sospensione del vaccino AstraZeneca, attuata lunedì con molti altri paesi europei, è stata una decisione temporanea e precauzionale. Nella giornata di oggi l'Agenzia Europea dei Medicinali darà il suo parere definitivo sulla vicenda. Qualunque sia la sua decisione, la campagna vaccinale proseguirà con la stessa intensità, con gli stessi obiettivi. L'incremento nelle forniture di alcuni vaccini aiuterà a compensare i ritardi da parte di altre case farmaceutiche. Abbiamo già preso decisioni incisive nei confronti delle aziende che non rispettano i patti. Il rispetto che dobbiamo a chi ci ha lasciati deve darci la forza per ricostruire il mondo che essi sognavano per i propri figli e nipoti. Tutta la comunità bergamasca ha dato prova di saper reagire, di trasformare i lutti e le difficoltà in voglia di riscatto, di rigenerazione. Il suo esempio è prezioso per tutti gli italiani,
che sono certo non vedono l'ora di rialzare la testa, ripartire, liberare le loro energie che hanno reso meraviglioso questo paese. E io sono qui oggi per dirvi grazie e per impegnarmi insieme a tutti voi a ricostruire senza dimenticare. Grazie. A causa del Covid sono morti molti anziani, sono coloro che hanno fatto grande questo territorio, che hanno conosciuto l'immigrazione e anche la fame. Così Luca Zaia nella conferenza stampa di oggi. Io voglio solo ricordare tutte le persone che hanno perso la vita. Noi siamo una regione che è stata toccata duramente. Ricordo che siamo ancora l'ottava regione in Italia per mortalità, abbiamo superato i 10.000 morti. E ricordo anche che la tragedia l'abbiamo vissuta da vicino, perché non potrò mai dimenticare il fatto che si lavorava a mani nude a febbraio, quel 21 febbraio, e le settimane e i giorni successivi. Veramente l'idea del lavorare a mani nude dà l'idea, no? Senza nessun protocollo operativo, senza i dispositivi. Penso alla tragedia delle case di riposo. E stiamo parlando di persone che hanno perso la vita e che a volte sono state anche purtroppo maldestramente liquidate queste morti da parte di qualcuno come me, ma tanto era anziano, ma tanto aveva altre malattie. Quante volte ci siamo sentiti dire: è morto quel signore, ma sicuramente aveva qualcos'altro. Non posso neanche non ricordare che nei primi periodi addirittura c'era quasi la volontà di giustificare queste morti dicendo ma ne muoiono di più per l'influenza. Quante volte l'abbiamo sentita questa frase ignobile? Se ne sono andati quelli che hanno fatto grande questo Veneto, se ne sono andati coloro che hanno conosciuto l'emigrazione, se ne sono andati coloro che si sono spaccati la schiena a lavorare per far grande questo popolo, se ne sono andati coloro che hanno conosciuto la fame in molti casi, che hanno visto le guerre. Insomma, se ne è andata una parte di Veneto con questo coronavirus. Io non aggiungo altro, e prima di salutarvi chiederei veramente un minuto di silenzio, che è doveroso per una giornata come questa. Io non aggiungo altro. Minuto di silenzio che è stato rispettato anche da molti sindaci nella nostra regione davanti ai loro municipi per ricordare le vittime del Covid. L'ha fatto anche Pietro Fontanini in città. Le vittime del Covid sono state circa 300. È picchiato duro soprattutto in questa ultima parte, prima parte del 2021 e l'ultima parte del 2020, quindi il fatto è grave, perché i morti ci sono stati e purtroppo è un numero significativo. La prima parte del Covid, mi riferisco al 2020, insomma febbraio, marzo, aprile, Udine era stata risparmiata come numero di decessi. Purtroppo in questa fase, soprattutto anche adesso, abbiamo un numero molto alto di decessi e questo crea preoccupazione. Soprattutto questa cerimonia che si fa in tutta Italia è la manifestazione di vicinanza nei confronti delle famiglie che hanno subito questi gravi lutti con la perdita dei propri cari. Un momento, Sindaco, che alla luce anche del numero dei contagi che continua a aumentare, soprattutto in provincia di Udine, punta a non mollare la presa. E non bisogna mollare, bisogna continuare con le regole che ormai conosciamo tutti, perché questo è fondamentale per contenere questa pandemia che purtroppo è ancora presente proprio qui nel nostro Friuli centrale, con tanti casi e purtroppo ancora con troppi morti. Cambiamo argomento. Da oggi possono presentare domanda di contributo alla Regione circa 15.000 partite IVA rimaste fino ad ora escluse dai ristori per le perdite economiche causate dall'epidemia di Covid. È stato subito boom di richieste.
A mezzogiorno di oggi, in 4 ore di apertura dello sportello online, sono state 3.375 le domande di ristoro trasmesse per accedere alla terza tranche di contributi messi a disposizione dalla Regione, 21,4 milioni di euro in totale. L'obiettivo, ha ribadito l'assessore alle attività produttive Sergio Emidio Bini, è dare sostegno a circa 15.000 partite IVA del Friuli Venezia Giulia, che finora non hanno ricevuto alcun aiuto. Si tratta di attività nel settore del commercio, del turismo, della filiera degli eventi e ancora trasporto persone, agenzie di viaggio, guide, pubblicità e attività sportive, ovvero palestre, piscine, maestri di sci, corsi sportivi e ricreativi. Ai contributi possono accedere le realtà che hanno avuto una perdita di fatturato di almeno il 30%, calcolata sul confronto tra il fatturato medio mensile del periodo 1 marzo 2019 29 febbraio 2020 e il fatturato medio mensile registrato tra il 1 marzo del 2020 e il 28 febbraio del 2021. I ristori a fondo perduto sono compresi tra i 500 e i 10.000 euro, a seconda del codice Ateco di appartenenza. Le domande possono essere presentate fino alle 20 del 29 marzo, tramite il sistema Istanze Online a cui si accede dal sito istituzionale della Regione. Non c'è stato alcun intoppo tecnico, ha commentato l'assessore Bini. Faccio un plauso al lavoro della task force di 20 persone istituita ad hoc, proprio per supportare esclusivamente le istruttorie su questo canale. Contributivo. L'Associazione Nazionale Esercenti Funivia ha inviato una lettera al Ministro al Turismo Massimo Garavaglia. Chiediamo di darci, con il fondo che era stato pensato per la categoria, una chance di sopravvivenza essenziale anche per tutte le altre attività economiche della montagna e di considerare come una nostra grande difficoltà potrebbe spostare i flussi turistici sui mercati esteri. Ci attendono 8 lunghi mesi di spese e costi in totale assenza di ricavi. Veniamo da 12 mesi di costi sostenuti in totale assenza di ricavi. C'è un altro allarme, questa volta lanciato dal presidente degli edili di Confartigianato Friuli Venezia Giulia Alessandro Zadro. Aumenti del 25-30% su diverse materie prime, dal legno al ferro, dagli isolanti ai prodotti di costruzione necessari in cantiere, stanno causando la perdita di diverse commesse da parte delle imprese edili del Friuli Venezia Giulia e mettendo a rischio l'effetto traino del bonus 110. Le imprese artigiane, conclude Zadro, considerano urgente che il governo dia garanzia sul prolungamento dell'opportunità del bonus almeno fino a tutto il 2023. Come peraltro previsto dalla bozza del recovery plan lasciata in eredità dal governo Conte. Parliamo di scuole, ore, vaccini e tracciamento per provare a tornare in classe dopo Pasqua. L'obiettivo è tornare a scuola dopo Pasqua, lo chiedono associazioni, comitati, studenti, genitori ed anche numerosi parlamentari di vari schieramenti. Parole chiare arrivano dai due sottosegretari all'istruzione. Non appena i dati lo consentiranno, auspicabilmente subito dopo Pasqua, insieme al ministro Bianchi dovremo avviare una rapida riflessione sull'opportunità di riaprire le scuole, quantomeno quelle dell'infanzia, le primarie e le secondarie di primo grado. Gli studenti di queste fasce di età stanno pagando un prezzo altissimo, afferma il sottosegretario leghista Rossano Sasso. Vanno immediatamente messe a disposizione risorse per diminuire il rischio di contagio nelle nostre scuole, afferma. Il Covid si combatte con i vaccini, il tracciamento di tutti i soggetti che fanno parte del mondo scolastico, la realizzazione di impianti di areazione e sanificazione degli edifici. Dice di essere al lavoro per permettere al più presto ai ragazzi di tornare a frequentare la scuola in presenza anche l'altra sottosegretaria all'istruzione, Barbara Floridia dei 5 Stelle. È fondamentale, lo pensiamo tutti, dice. Dal governo è la ministra per la famiglia Elena Bonetti a far sapere di lavorare con il ministro dell'istruzione Bianchi sulla valutazione di riaprire con regole ulteriori eventualmente a turni le scuole per i più piccoli. Intanto a Viale Trastevere è arrivato Agostino Miozzo, fino a pochi giorni fa coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, con l'incarico di supportare il Ministero nella costruzione di un sistema di dati sulla pandemia e il sistema scolastico. La cronaca, feretri abbandonati, sangue sui pavimenti, liquidi dalle bare e in generale mancanza di igiene. Quanto emerso dall'attività di controllo svolte nel periodo di emergenza sanitaria dal Comando Carabinieri per la tutela della salute, d'intesa con il Ministero della Salute, presso le strutture di permanenza delle salme in ospedali pubblici e cliniche private, al fine di appurare la regolarità delle stesse ed il rispetto delle misure di prevenzione al contagio da Covid. Oggetto di ispezione sono stati 370
75 tra obitori e camere mortuarie interni alle strutture ospedaliere, nonché analoghe aree adibite al commiato, riconducibili ad imprese funebri private e relativi servizi cimiteriali, rilevando irregolarità in 85 di questi. Per quanto riguarda in particolare il Friuli Venezia Giulia, in totale ci sono state 12 ispezioni e in due casi, nel Pordenonese, sono scattate segnalazioni all'autorità sanitaria. In provincia di Udine ci sono stati 3 controlli, 4 a Pordenone, 2 a Gorizia e 3 a Trieste. Si scambiavano sui social immagini e video di minori abusati o vittime di violenze, tra i quali anche neonati. La rete è stata scoperta dalla Polizia Postale a termine di un'indagine coordinata dalla Procura di Catanzaro, che ha portato all'iscrizione nel registro degli indagati di 119 persone ed un centinaio di persone in tutta Italia, 3 le persone arrestate. Complessivamente gli investigatori hanno individuato 28.000 immagini e 8.000 video a carattere pedopornografico. Gli accertamenti hanno individuato username utilizzati da indagati in 16 regioni e 60 province, in particolare Lombardia, Piemonte e Veneto, regioni nelle quali risiedono la metà degli indagati. Un carro armato dell'esercito impegnato in un'esercitazione di tiro in un poligono riservato alle forze armate sul torrente Cellina ha sbagliato mira e ha centrato un allevamento di galline di Vivaro. L'incidente si è verificato nel pomeriggio di ieri, ma i titolari dell'azienda agricola si sono accorti degli ingenti danni provocati dal colpo soltanto stamani entrando nel capannone. Numerose galline sono morte nello scoppio e nel crollo di una parte del manufatto che le ospitava. La procura di Pordenone ha aperto un'inchiesta, indagini in corso da parte dei carabinieri. I carri armati impegnati nell'esercitazione sarebbero almeno 4 e sono stati posti sotto sequestro. La zona dove si trova l'allevamento è alla prima periferia del paese. Nell'ambito di servizi programmati per il contrasto al fenomeno del traffico illecito di animali d'affezione, una pattuglia della stradale di Gorizia ha fermato nei pressi dello svincolo autostradale di Palmanova un furgone con a bordo 30 cuccioli di cane. È stato richiesto l'intervento del servizio veterinario e poi è stato constatato il degrado e l'ineguatezza del trasporto. I cagnolini, oltre a essere trasportati in maniera inadeguata, erano malnutriti e insufficientemente abbeverati. Inoltre sono emerse diverse discrepanze tra quanto dichiarato nei documenti sanitari e di trasporto sulla reale età dei cuccioli. Pertanto il conducente, unitamente al trasportatore e al rivenditore destinatario, sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine. Ed ora passiamo alla pagina sportiva. C'è l'Udinese e c'è soprattutto la sfida contro la Lazio che si avvicina con la voglia di continuare questo momento positivo. A raccontarci la giornata di oggi con tutte le novità c'è pronto per noi la Dacia Arena Alessandro Sursa. Buon pomeriggio. Ciao Giorgia, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio ai nostri amici da casa. Esatto, ormai ci si avvicina alla gara contro la Lazio, una gara molto molto importante perché può dire tanto sull'Udinese. Ricordiamo che all'andata era stata una partita che aveva dato un po' la svolta, no? Ai bianconeri dopo un inizio davvero complicato, che erano andati a vincere per 3-1 a Roma sciorinando un calcio d'alta scuola in quella che forse resta ancora oggi, se non la migliore in assoluto, di sicuro tra le top 3 per quanto riguarda le partite giocate dai bianconeri quest'anno. Una Lazio che all'andata era stata sorpresa dall'Udinese, adesso sarà tutta un'altra partita perché l'Udinese è forte, ha cambiato completamente registro, ha cambiato mentalità e se all'andata si pensava di andare là a prenderle, invece poi siamo stati sorpresi, ecco che domenica ci si può divertire perché si affrontano due squadre che giocano al calcio. È ovvio, la Lazio punta al ritorno in Champions League e come blasone è un altro tipo di squadra, però è un po' in difficoltà. Ieri è stata eliminata dal Bayern, pur facendo comunque la sua onesta figura, è uscita con una totale di 6-2 in campionato, zoppica, è settima in classifica, sogna ancora la Champions ma è un pelo più staccata. Insomma, sarà assolutamente una gara da vivere. Per quanto riguarda la formazione non ci dovrebbero essere molti cambi, nel senso che Gotti ha trovato questo assetto con Pereira trequartista dietro a Llorente dovrebbe giocare, c'è questo unico dubbio tra lui e Nestorowski, ma in netto vantaggio lo spagnolo. Per il resto la mediana
non si tocca, ci sarà una novità in difesa perché dovrebbe riaccomodarsi in panchina dopo due gare comunque molto positive Sébastien Desmaillots. Al suo posto dovremmo rivedere Kevin Bonifazi, che ne aveva giocate 17 da titolare prima di fermarsi per una pausa dovuta un po' alla stanchezza fisiologica normale, un po' a una botta che aveva subito al ginocchio. Quindi lui col Genoa ha avuto il suo turno di riposo e adesso l'ex Torino Espal è pronto per riprendersi il suo posto. Apro Giorgia solo una parentesi per darti una notizia dell'ultima ora che riguarda il Pordenone, perché il club del presidente Rovisa ha chiesto e ottenuto ufficialmente il rinvio della partita che era in programma sabato alle ore 14 alla Teghilla di Lignano contro il Pisa. Sappiamo che anche il Pisa aveva dei casi di positività al Covid, il Pordenone però davvero ne aveva tanti, siamo a 7 circa, 7-8 più altri membri esterni, proprio i giocatori, ma che fanno comunque parte del gruppo squadra. Di conseguenza, dopo aver giocato in condizioni davvero drammatiche con gli uomini contatissimi ad Empoli, vista anche che poi ci sarà la sosta e quindi il tempo per recuperare i giocatori contagiati c'è, allora il Pordenone ha chiesto e ottenuto il rinvio. Quindi Pordenone-Pisa non si gioca sabato, gara rinviata a data da destinarsi. Rientriamo e chiudiamo questa parentesi tornando quindi a focalizzarci sull'Udinese, perché se io vi ho raccontato quella che potrà essere domenica la partita tra Udinese e Lazio, una partita che può dire molto proprio sul cammino da qui alla fine dell'Udinese per vedere a che punto è la crescita, ha detto la sua anche proprio su Udinese-Lazio Mauro Mazza, direttore, ex direttore di Rai Sport, giornalista simpatizzante anche laziale, che ci ha raccontato cosa lui si aspetta da questa partita. Allora vediamo. Ma la Lazio secondo me arriva a Dacia Arena con la certezza, che già c'è da un paio di settimane, che l'obiettivo che resta da raggiungere, da provare a conquistare, è il quarto posto, quindi è il ritorno in Champions League, dove quest'anno, a parte aver incontrato nel sorteggio purtroppo la squadra più forte del mondo, nel girone si era comportata molto bene. Quindi ha un calendario che comincia con la temibile trasferta di Udine e continua con altre squadre, diciamo, alla portata della Lazio, che però è costretta a fare punti, a non fare altri passi falsi. Il primo passo falso fu proprio con l'Udinese in casa. Per l'Udinese significò dare la svolta in positivo al campionato. Quella partita invece è disastrosa per la Lazio, segnò un inizio di crisi dalla quale in modo altalenante non si è mai sottratta del tutto, forse ad eccezione del momento del derby di gennaio. Però ecco, quella partita ha portato strascichi positivi per l'Udinese e molto negativi per la Lazio. Quindi domenica è una prova della verità a mezzo campionato di distanza. E ora vediamo che cosa offre la prima serata di Udinese TV, è giovedì e quindi alle 21 torna l'appuntamento con l'agenda. Questa sera alle 21 nell'agenda parleremo di sicurezza, perché un provvedimento del genere si sta perfezionando in Consiglio regionale. Non mancano assolutamente le polemiche, soprattutto su concetti abbastanza nuovi come controllo di vicinato e collaborazione informativa. Nel dibattito Mauro Bordin, Diego Moretti, Furio Onsel e l'assessore comunale alla sicurezza di Udine Alessandro Ciani, a cui chiederemo ovviamente anche dell'incontro con il nuovo prefetto. Poi assessore a me, Mario Canciani, Marco Cucchini e Nino Orlandi. Alle 21 questa sera. Vi ricordiamo anche i prossimi appuntamenti con l'informazione in diretta alle 19 e alle 22.30 e poi alle 20.30 l'appuntamento con il TG Veneto. Chiudiamo qui, grazie per averci seguito, a più tardi.